Conservare la memoria di un uomo che attraverso il suo impegno professionale, politico e sociale ha contribuito a dare lustro alla città di Andria. Questo è l'obiettivo del memoriale organizzato per ricordare il senatore Gaetano Scamarcio. Vediamo. Nel settimo anniversario dalla sua scomparsa, Andria ricorda il senatore Gaetano Scamarcio. Iscritto nel Partito Socialista, il politico e avvocato è stato vice sindaco della città federiciana e consigliere regionale della prima legislatura. Poi senatore della Repubblica, eletto nel collegio di Bitonto, e sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia. Lui, quando fu eletto a Bitonto, trasferì di forza la famiglia, dicendo: non posso non vivere nel paese che mi ha votato. Proprio per la sua attenzione verso i cittadini è definito un politico di spicco della Prima Repubblica. Viene sempre più facile fare il paragone con tutti gli esponenti della Prima Repubblica e quelli della Seconda, in quanto erano di una cultura e di un livello superiore a tutti quelli che sono venuti dopo, perché il percorso che loro facevano era completamente diverso da quello che hanno fatto, che fanno adesso gli altri. Prima si partiva dalla sezione del partito, si viveva nella sezione con gli associati, con gli iscritti, e vivendo con loro si vedevano i problemi quotidiani. Riconosciuta anche la sua vicinanza verso la comunità andriese. So che è stato il primo presidente della Commissione Sanità alla Regione, appena istituita nel 70, e che favorì parecchi provvedimenti in favore dell'ospedale di Andria. Obiettivo del memoriale organizzato dalla famiglia Scamarcio è lasciare un messaggio di comunità, soprattutto ai giovani. Credo importante anche per i tanti giovani che ogni anno rispondono presente e cercano di crescere con questa iniziativa, assieme a questa iniziativa, assieme agli ospiti, ricordando la figura di nonno, ma anche facendo passare sempre un messaggio di militanza e di comunità che credo sia parecchio importante. Che cosa significa per te portare il suo nome? È sicuramente una responsabilità, ma anche un pungolo che nella vita mi ha aiutato a misurarmi con varie cose, come posso dire, con vari ostacoli. E mi ha aiutato molto soprattutto nel dare un'inquadratura a quella che è la mia vita e poi da pungolo per porgermi degli obiettivi sempre più alti. Chi raccoglie la sua eredità politica? Io penso che il più adatto sia mio figlio. Io mi sono accorto per tanti versi che non mi trovo. Lui è più paziente, forse più diplomatico. E devo dire la verità, sembrerebbe che abbia preso più il carattere di mio padre, e quindi penso che sia la persona giusta che possa continuare la tradizione.